Sì, ci sono delle novità. Venerdì scorso tutti i comuni, io non ci sono andato perché mi sembrava superfluo, sono stati convocati dall'AGER a Bari. L'AGER è l'Agenzia Regionale per i Rifiuti. E c'è una determinazione, io ho letto il verbale di quella riunione, nella quale l'AGER decide di sostituirsi a tutti i comuni del consorzio nella sottoscrizione del contratto di servizio con SIA. Tutti i comuni, escluso Cerignola, perché Cerignola, esempio che non è stato raccolto e imitato da nessuno, ha già sottoscritto un contratto di servizio con SIA per 9 anni del valore di 6 milioni di euro all'anno, quindi ha garantito con 54 milioni di euro il futuro di SIA per i prossimi 9 anni. Gli altri comuni non l'hanno fatto, alcuni per ritardi, altri dolosamente perché non intendono procedere alla sottoscrizione del contratto. A questo punto, su mia sollecitazione, che ne voglia dire il buon avvocato Randaliano, l'AGER ha deciso di sostituirsi ai comuni nella sottoscrizione del contratto. Questo è il deliberato con cui AGER ha dato perfettamente ragione al sindaco di Cerignola. Ovviamente stiamo al punto di prima, perché le parole sono parole, occorrono i fatti. Cerignola ha sottoscritto il contratto, AGER ha annunciato che eserciterà il potere di surroga rispetto ai comuni che ad oggi, a venerdì scorso, non l'avevano ancora sottoscritto. Certo, non pretendo che in 48 ore AGER proceda, ma la salvezza di SIA passa attraverso l'esercizio di questo potere, esattamente quello che io avevo chiesto all'Assemblea dei Sindaci. Quindi permettetemi di esprimere soddisfazione perché sono l'unico sindaco dell'unico comune che non ha avuto bisogno di AGER, ma che ha fatto il proprio dovere tempestivamente. Adesso vedremo gli altri che cosa decideranno di fare.